Dunque, iniziamo oggi, saltiamo un attimo, siamo costretti un attimo a saltare un po' avanti e indietro nelle slide, perché domani abbiamo le sessioni di laboratorio e quindi devo prima raccontarvi le cose che dovrete fare domani e poi con più calma a questo punto in gennaio, no? Concluderemo il discorso sulle scale di misura. E ci permetterà di fare poi la seconda esercitazione sui KPI. Quindi per un attimo vi chiedo di andare avanti verso fino quasi la fine di questo capitolo, di questo insieme di slide, e poi ovviamente torneremo indietro ad approfondire. Purtroppo quest'anno abbiamo perso tutti i giovedì, no? Ogni giovedì era festa pure, e allora siamo un po' sfasati con le lezioni rispetto all'altro corso, siamo un po' indietro come ora. Va bene. Ma cominciamo a parlare di questi benedetti KPI, di cui probabilmente qualcosa negli altri corsi gestionali, da altri punti di vista, li avete già accennati. Il nome dice già il punto di vista da cui ci poniamo, cioè ci poniamo dal punto di vista di valutare il processo. Gli aspetti chiave, gli aspetti più importanti, gli aspetti principali di un processo. Quindi non di modello organizzativo, non di dati, non di operazioni, diciamo, sul livello operativo, ma del processo in quanto tale. Quindi ricordiamoci come noi modelliamo il processo è qualcosa che esegue delle attività, magari scavalcando più unità organizzative. Ricordate questo disegnino, l'avevamo fatto a suo tempo parlando del modello CRACIO. In cui il processo lavora a fronte di una richiesta e produce un certo output, e questa richiesta è elaborata attraverso vari tipi di azioni, quindi sottoprocessi o azioni, che attraversano eventualmente anche più unità organizzative aziendali. Questo è il nostro punto di vista quando ragioniamo sugli indicatori principali a livello di processo. Se il processo è una cosa fatta così, come faccio a misurarlo? Avrò degli elementi di ingresso, degli elementi di uscita e degli elementi che mi servono per capire quanto bene sto lavorando all'interno del processo. Processo ovviamente visto come una serie di attività, di azioni, di servizi interni che in qualche modo contribuiscono a creare il risultato finale. Noi vogliamo definire delle misure. Poi gli acronimi sempre si sprecano, ma qui sono definite SMART, ma dove SMART semplicemente sta a indicare quali sono le caratteristiche che devono avere le misure che ci inventiamo per poter valutare un processo. La prima è, vogliamo definire delle misure per valutare un processo che siano soprattutto specifiche, cioè che servono a misurare l'aspetto che mi interessa osservare. Questo forse è l'aspetto più importante. Se mi si chiede definisci un indicatore per questi processi, l'indicatore che viene definito magari sì, esiste, funziona, è calcolabile, ma non c'entra niente con il valore che viene creato da quel processo all'interno dell'azienda. Quindi devo soprattutto fare attenzione a qual è l'aspetto del processo che sto guardando, che sto osservando, e cerco di misurare una cosa di interesse e non semplicemente misurare un aspetto perché è semplice misurarlo. E questo un pochino è il lavoro che faremo, no? Che vi chiederemo di fare nell'esame, in cui vi si chiederà, guarda, dato questo processo, di cui avremo fatto, diciamo così, il resto dell'esercizio, definite i tre principali indicatori, i tre principali KPI, dal punto di vista di un determinato stakeholder. È vero che gli indicatori, noi ci giocheremo, se ne possono definire centinaia, però quali sono quelli più importanti, quelli più specifici, quelli più rappresentativi della bontà di questo processo? Beh, ovviamente misurabili, deve essere misurabile, deve essere, altrimenti stiamo solo parlando, no? Una cosa vaga e non una cosa, diciamo così, oggettivamente analizzabile, deve essere raggiungibile. È inutile che io mi valuto un KPI,
su qualche cosa che so già in partenza che quel processo non potrà mai raggiungere, non potrà mai migliorare in quell'aspetto perché non ci sto investendo, perché non fa parte della sua progettazione, eccetera. Quindi è inutile che vada a misurare. Io misuro, ricordiamoci perché, per migliorare. Misuro per identificare dei problemi e migliorarli, eliminare le problematiche e creare l'opportunità di crescita. Quindi ciò che sto misurando è perché a monte mi ho dato un obiettivo di misurare, di migliorare o di raggiungere un certo obiettivo, no? Su un certo aspetto. Se non ho fatto questo a monte, quindi non sono sicuro che un determinato obiettivo può essere raggiunto, è inutile che mi vada a misurare il fatto che non l'abbia raggiunto e poi scoprire che ho detto guarda, non l'ho raggiunto perché non ci ho investito. No? È un circolo vizioso del tutto inutile. Vabbè, rilevanti significa pertinenti essenzialmente all'attività svolta dal processo. Timely, ecco un altro aspetto. E che siano come dirlo in italiano, disponibili in tempo. Il che vuol dire che se io voglio misurare, che ne so, la performance mensile, che okay, il mese si chiude il 31, io vorrei averli l'1, il 2, il 3, questi dati, per poter valutare la performance del mese non appena il mese sia concluso. Se invece sono indicatori che devo aggiornare una volta al mese e ci metto 4 settimane a calcolarli perché devo fare delle indagini di mercato, perché devo prendere dei dati dall'esterno o altro, allora il dato, nel momento in cui mi arriva il dato, è un dato già vecchio. Non arriva con una tempistica utile a poter analizzare il processo stesso. E quindi, questo succede soprattutto su molti indicatori, magari annuali, statistiche, per cui finisce l'anno e fino a marzo, aprile, maggio, tu non hai le indicazioni, no, sull'anno precedente. E nel frattempo, se devi fare delle scelte strategiche, sull'anno successivo te ne sei già mangiato un terzo o di più, no? Quindi il fatto di avere degli indicatori che siano calcolabili e definibili con delle tempistiche confrontabili con i fenomeni che sto misurando. Cioè, non mi serve avere l'indicazione al 1° gennaio, alle 8 del mattino del 1° gennaio, non mi interessa se sto pianificando sull'anno. Ma se mi arriva al 27 di maggio, c'è poco che possa fare, diciamo così, per migliorare l'anno successivo, avendo scoperto che nell'anno precedente c'era qualcosa che non andava. Quindi questo è un altro aspetto di cui dobbiamo tener conto quando andiamo a definire delle misure particolarmente complesse. Ok, ma date queste caratteristiche generali, quali tipologie di indicatori possiamo definire? Allora, qua ne definiamo tre grosse categorie che poi andiamo a dettagliare. Andare a vedere che cosa ci sarà dentro queste tre grosse scatole, tre grosse categorie. Allora, e questi indicatori tendono sempre, quasi tutti, tendono sempre ad essere interpretabili sotto forma di confronto. Cioè, che cosa ho fatto rispetto a? Allora, il processo, a fronte di una richiesta, produce un output svolgendo le attività. Bene, allora noi possiamo andare a misurare il processo andando a osservare esclusivamente gli output. Cioè, se io non sapessi nulla sul processo, ma vado a vedere ciò che viene prodotto dal processo stesso, i prodotti, i servizi, i clienti, eccetera, posso misurare quelli. Le caratteristiche dell'output del prodotto in qualche modo mi danno un'indicazione di come ha lavorato il processo, di che cosa ha prodotto il processo. Queste tipologie di indicatori le chiamiamo indicatori di qualità. Non perché la qualità non sia anche all'interno del processo, ma semplicemente come nomenclatura. Quindi quando parliamo di KPI di qualità, sono i KPI che vanno a valutare il prodotto finito, indipendentemente da come è stato realizzato. Ovviamente, per ottenere la qualità è necessario svolgere certe attività, svolgere con certe risorse che implicheranno certi costi, implicheranno certi tempi. Uno può avere un prodotto perfetto, curato in ogni minimo dettaglio, ma ci mette 2 mesi per ogni singolo prodotto. Oppure può avere un prodotto che, diciamo, produce con un processo industriale più automatizzato e chiaramente magari la qualità del prodotto di ogni singolo elemento potrà essere leggermente inferiore, potranno esserci alcuni scarti, ma comunque l'ho prodotto in modo maggiormente efficiente. Allora, da contraltare agli indicatori di qualità ci sono gli indicatori di efficienza, che
che valutano essenzialmente le risorse che sono state impiegate nell'alimentare il processo. Quindi, mentre la qualità mi dice l'output quanto è bello, e dove questo bello dobbiamo poi definirlo, non definire delle categorie, l'efficienza mi dice sì, ma per produrre questo output, che cosa hai dovuto investire? Cosa hai dovuto metterci in termini di tempo, persone, macchinari, soldi, eccetera, eccetera. E questo sono una serie di indicatori di efficienza. Quindi efficienza dice a parità di risultato quanto costa gestire il processo per ottenere quel risultato. La qualità mi dice invece a parità di processo, oppure ignorando il processo, com'è il risultato. Li abbiamo separati in queste due categorie. Poi esiste una terza categoria di KPI, che chiamiamo di servizio, che vanno a confrontare, guardate come è messa quella freccia, l'output con l'input. Vanno a confrontare il risultato ottenuto dal processo rispetto alla richiesta che era stata fatta. Io ti ho chiesto una cosa, tu mi hai risposto? Mi hai risposto in fretta? Mi hai risposto giusto? Alla fine sono un indicatore di servizio, cioè dall'esterno il processo come viene percepito? Produce i risultati corretti, attesi, nei tempi attesi? Ecco, per parlare di risultati attesi o tempi attesi devo sapere l'attesa qual era, quindi la richiesta a monte qual è stata. Quindi vado a confrontare l'output del processo con la richiesta. Osserviamo solo che sono separate rispetto alla qualità. Io posso avere un oggetto di qualità perfetta, ma diverso da quello che mi hanno chiesto. Ma mi hanno chiesto una forchetta o ho fatto un cucchiaio bellissimo? Allora, la qualità del cucchiaio è ottima, ma la qualità del servizio va bene, perché non c'è in questo caso una non conformità. Quindi sono aspetti diversi che stiamo valutando, no? Quindi abbiamo diversi punti di vista. Quindi tutti questi punti di vista li raccogliamo in un'unica tassonomia, che è questa figura con cui faremo riferimento domani in laboratorio, all'esame, eccetera, tanto come figura guida, no? Ci aiuta a ragionare su quali sono le possibili tipologie di KPI, di indicatori che possiamo definire per valutare un processo. Allora, abbiamo visto che ci sono le tre grandi categorie di KPI di efficienza, di qualità e di servizi. Ok, qualità l'output, l'efficienza le risorse impiegate, il servizio confronto tra ingresso e uscita. Ciascuno di questi lo posso poi a sua volta dettagliare. Ad esempio, in termini di efficienza, vedo le risorse impiegate, quali sono le tipologie di risorse, in che termini misuro il costo. Allora abbiamo poi varie suddivisioni interne. Le suddivisioni interne, quelle che vedete sull'estrema destra, sull'ultima colonna, non sono esaustive, uno può anche inventarsene delle altre. In grosso modo queste sono quelle un pochino più rappresentative, poi entriamo nel dettaglio. Però le macro categorie tendono a essere quelle. Poi ovviamente il processo è diverso, quindi una volta parlo di tirocini, l'altra volta parlo di cucchiai, l'altra volta ancora parlo di prelievi al bancomat, e quindi poi questi termini generali vengono poi declinati con dei nomi più specifici. Ma il framework concettuale, diciamo così, di ragionamento rimane lo stesso. In questa figura però abbiamo anche disegnato un lato sinistro che abbiamo chiamato KPI generali. I KPI generali in qualche modo rappresentano il contesto, le condizioni all'interno del quale il processo si trova a lavorare. Per dirne uno, primo esempio, input volume, il volume delle richieste d'ingresso. Cioè, se il processo elabora delle richieste, quante richieste mi arrivano? Allora, quello è ovvio che è un indicatore importante, se è un processo che riceve una richiesta all'anno o riceve 1.000 richieste al giorno. Ma misurare il volume di ingresso non mi dice nulla sul processo, perché non dipende dal processo stesso. Se arrivano tante richieste dipenderà a monte da chi le manda quelle richieste, non dal processo che le subisce in qualche modo, le riceve, no? Quindi questi indicatori generali assumono il ruolo di
diciamo, descrivere come il processo è utilizzato all'interno dell'azienda, all'interno del suo ambiente, quali input ha, quali risorse ha a disposizione, eccetera. Sono utili, anzi sono fondamentali per definire gli indicatori di destra, quelli veri, cioè se parlo del tempo di risposta che c'è qua, il tempo di risposta senza sapere quali sono i volumi di ingresso, se sono iperoperato ovviamente i tempi di risposta si allungano, quindi in qualche modo mi servono, ma di per sé questi indicatori generali non sono indicativi del processo, della bontà del processo. Sono indicativi del contesto in cui il processo viene inserito. Quindi in qualche modo il processo li subisce, ma non potrò mai aumentare i volumi di ingresso migliorando il processo che elabora queste richieste. Cioè, se il processo elabora le richieste non... e dico, ma le richieste ne ho troppo poche, e non posso dire su quel processo che le elabora, perché quel processo non è responsabile per poterne ricevere di più in ingresso. Ok? Quindi sono tutti KPI, diciamo così, fasulli, nel senso che non sono indicatori della bontà di quel processo. Sono indicatori generali, infatti li chiamo generali per quel motivo, che mi descrivono e vengono, sono usati di supporto per definire gli altri del resto. Quindi quando parlavamo di KPI significativi, di sicuro quelli significativi sono quelli a destra e non quelli a sinistra, perché quelli a sinistra non descrivono qualche cosa che è specifico a quel processo, in cui che per poter migliorare quell'indicatore sia possibile agire su quel processo. Li definiamo perché ovviamente sono poi i termini di confronto su cui lavorare. Allora, quali sono i KPI generali? Qui ne definiamo 5 o 6, 5 essenzialmente, principali, perché l'altro si chiama others, quindi ci può stare sempre. Sono il volume di ingresso, volume di uscita. Cioè il numero di richieste arrivate e il numero di output prodotti. Sono degli indicatori di volume. Volume può essere un volume cumulativo, il numero totale, può essere un volume al giorno, può essere un volume per turno, può essere un volume per impiegato, poi dipende come lo misuriamo, dipende anche da cosa fa il nostro processo. Però essenzialmente sono dei conteggio di quante richieste arrivano o di quante richieste vengono esaudite dal processo, vengono concluse dal processo. Ecco, in questa tabella sono presentati alcuni esempi di indicatori di tipo generale volumi che magari sono relativi a vari tipi di processi. No, ad esempio, nel processo di prenotazione in un hotel, il volume di ingresso è il numero di chiamate, il numero di volte in cui qualcuno chiama per telefono oppure online il servizio di prenotazione per prenotare una stanza, modificare la prenotazione, cancellare la prenotazione esistente, eccetera, eccetera. Il numero di richieste che quel processo riceve. L'output è il numero di stanze che siamo riusciti a vendere, a prenotare. Allora, se il numero di stanze prenotate è basso, può essere colpa del centralinista che non trova mai le soluzioni giuste, oppure è colpa del fatto che ho poche richieste a monte. Questo ovviamente dovrò andare ad analizzarlo, ma il volume da solo non mi dice nulla. In seconda colonna parliamo di un processo di manutenzione, manutenzione in questo caso di un ascensore. Quindi il numero di richieste pervenute, magari nel caso di un ascensore, ho la distinzione tra richiesta urgente, cioè c'è una persona bloccata dentro, o richiesta normale, cioè si è rotto, cerca di andare a ripararlo nei tempi contrattualmente stabiliti, ma non devi andare a correre necessariamente. E viceversa, l'output di servizio di manutenzione è il numero di interventi di manutenzione compiuti. Sono poi sempre dei numeri, dei conteggi, il numero di volte che, no? La stessa cosa se parliamo della vendita dei prodotti del supermercato, il volume di ingresso è il numero di persone, il numero di clienti, non le persone che passano alla cassa, il numero, invece l'output è il numero di prodotti venduti, o il numero di fatture emesse, quindi il numero di scontrini fatti. Adesso dipende, sono vari punti di vista, ad esempio quello del numero di scontrini fatti, numero di prodotti venduti, anche incasso totale. Sono tre misure diverse dell'output, che misurano ovviamente aspetti diversi, che possono essere interessanti tutte e tre. Mi interessa solamente dal punto di vista più dell'incasso, mi interessa
anche il carico di lavoro, vedere quanti scontrini ho fatto, se mi interessa capire quanti prodotti ho venduto, è una misura diversa, per cui avere 10 scontrini con un prodotto ciascuno è un carico maggiore che non avere uno scontrino con 10 prodotti. Quindi entrambe queste misure sono utili. E così via, ci sono altri esempi di questo genere sui volumi, sono gli indicatori più semplici questi. Scatola nera, non so cosa succede, non so come viene fatto, vedo cosa, misuro quanto entra, misuro quanto esce, senza andare a guardare nel dettaglio quanto, ciò che esce, se è fatto bene, se è fatto male, se è in tempo, se non è in tempo, se è opportuno o no. Semplicemente non misuro il volume. Poi ho due indicatori di risorse. Le risorse, spesso si dividono in risorse umane, risorse materiali, termini bruttissimi, però questi si usano, e quindi risorse umane intendo il numero di il personale, no? La descrizione, la conta, no? Del personale dedicato a una determinata attività, all'attività di che cosa? Del processo che stiamo misurando. Quindi, per quel determinato processo, quante persone equivalenti a tempo pieno sono impiegate? Parlo di equivalente tempo pieno perché se ho una persona che si occupa di un certo processo, ma si occupa anche di altre 18 cose, non potrò contarla uno su ciascuna di queste cose, ma su ciascuno dei processi dedicherà una fetta del proprio tempo. Quindi la devo contare ovviamente come una risorsa parziale, non una risorsa totale. Oppure un determinato processo può essere gestito da un team di più persone, quindi devo capire qual è la numerosità di questo team. Quindi essenzialmente risorse umane è il numero di persone impiegate su una certa attività, a svolgere una certa attività, non il numero di impiegati o il numero di persone dipendenti, ma il tempo equivalente che questi impiegati dipendenti impiegano nello svolgere quel processo specifico, che in qualche modo è anche correlato, diciamo, al costo, all'investimento che ci metto nel tenere vivo, no? Per mandare avanti, per tenere viva l'esecuzione del processo stesso. Oppure possono esserci risorse materiali, queste sono più facili, nel senso che sono i macchinari, sono i software, le licenze, gli spazi, che sono a disposizione di questo processo, no? L'altro un po' di nicchia come volume d'ingresso è l'inventory, insomma, la disponibilità di risorse nel caso dell'hotel. Ad esempio, abbiamo un hotel con 500 stanze. Quelle sono, no? Quello è l'oggetto che dobbiamo vendere, affittare, no? A notte. Questo è il nostro pool di oggetti che stiamo vendendo. E questo è fisso, arriva dall'esterno. Chiaramente se avessi il doppio delle stanze riuscirei probabilmente a soddisfare un numero maggiore di clienti. Questo è diverso dalle risorse materiali che sono magari gli strumenti, il software, il centralino, eccetera, per poter gestire il processo. Perché questo è l'oggetto che stiamo vendendo. È esterno il processo, in qualche modo. No, lo condiziona, non è che cambiando le workstation o il centralino possono aumentare il numero di stanze, sono due aspetti abbastanza separati. Ok, quindi un processo innanzitutto dal punto di vista, no, del contesto in cui viene annegato si può caratterizzare da questo insieme di misure. Nessuna delle quali, come abbiamo osservato, è né colpa né merito del processo stesso, perché arrivano da cause esterne. Adesso cominciamo ad andare a vedere invece cosa avviene dentro il processo. Partiamo dagli indicatori di efficienza, che sono quelli che vanno a misurare l'utilizzo, l'efficiente utilizzo delle risorse all'interno del processo stesso. Allora, come KPI di efficienza ne abbiamo, nel nostro diagramma che abbiamo mostrato un paio di slide fa, li abbiamo divisi in tre sottoclassi, in tre sottocategorie. Costo unitario, produttività e utilizzo. E come vedete sono tutti rapporti. Questo
è un ragionamento generale, poi ovviamente che cosa mettiamo in quel rapporto di caso in caso dovremo definirlo, no, nel dettaglio. Allora, KPI di efficienza di tipo costo unitario rappresentano, sono misurati attraverso il rapporto, il confronto, poi tipicamente un rapporto algebrico, tra un'unità di costo e un'unità di volume, tra una misura di costo e una misura di volume. Volume può essere volume di ingresso, volume può essere il volume d'uscita. Quanto mi costa ciascun cliente che entra oppure quanto mi costa ciascun cliente che è uscito, che ha completato un acquisto. Dipende. Ovviamente a seconda del processo ciò che vado a misurare come volume di ingresso o come volume di uscita è diverso. Pensate ad esempio dell'ascensore dove in ingresso potevo avere una richiesta urgente. Allora posso fare una valutazione del costo che mi comporta le richieste urgenti, separato dal costo delle richieste non urgenti, oppure mettere insieme tutte le richieste. Non basta scrivere volume di ingresso in generale, devo, di caso in caso, a seconda di cosa voglio misurare, devo metterci dentro l'indicatore di volume, di ingresso e di uscita più opportuno. E anche il costo, la stessa cosa. Il costo lo posso misurare in euro, in risorse finanziarie, lo posso misurare in tempo, lo posso misurare in persone. Se un costo è comunque qualcosa di consumabile, ma che dopo che il processo ha eseguito una certa attività non c'è più, dei soldi che non ci sono più, una risorsa energetica che non c'è più, del lavoro disponibile che non c'è più perché è stato speso per fare una certa cosa, del tempo disponibile che è stato usato. Sono tutte misure di costo. Il costo lo associamo appunto a delle disponibilità che avevamo all'inizio e poi per il fatto che abbiamo eseguito quei determinati volumi di prodotto quei volumi di output oppure elaborato quei volumi di input, quelle risorse si sono ristrette. Allora, vado a vedere di quanto si è consumata la mia risorsa denaro, la mia risorsa tempo, la mia risorsa personale, la mia risorsa materie prime, a fronte di un determinato volume. Quindi provate a immaginare le varie tipologie di costo, le varie tipologie di ingresso, di volume di ingresso, di volume di uscita, li combiniamo in tutti i modi possibili e otteniamo qualche centinaio di indicatori diversi che tutti ragionano con la stessa logica, costo unitario, tutti rappresentano la stessa cosa. Poi ovviamente ciascuno darà un punto di vista diverso. Produttività. Produttività invece tendenzialmente è un rapporto tra un volume prodotto e le risorse impiegate. Risorse umane o risorse materiali. Qui si parla genericamente di volume, quasi sempre si riferisce al volume di uscita quando si parla di produttività. Quindi per produrre 100 output, di quante persone ho avuto bisogno? Per produrre 100 output, di quante presse ho bisogno? Ho utilizzato? Quasi il contrario, no? È quasi reciproco, mentre perché dall'altra parte è un costo fratto volume, qua abbiamo invece un volume fratto una risorsa. La differenza tra il costo e la risorsa è che la risorsa normalmente è una misura di numerosità, quante persone, quante macchine, quanti spazi, mentre il costo è la misura del consumo, di quanto si è ridotta la disponibilità di quell'elemento. Quindi io posso avere una produttività bassa, no? Avendo magari più risorse di quelle che mi servono. Ok? Le ho lì, le ho predisposte, ma la produzione è comunque bassa, quindi non sto stando bene, forse sto perdendo tempo, perché non vado a misurare effettivamente, no, col termine risorse, effettivamente quanto tempo è stato speso, ma vado a misurare il numero di risorse che ho impiegato. Per questo parlo di produttività, cioè a parità di risorse riesco a produrre di più, un volume di uscita maggiore. È sempre brutto quando il volume di uscita è limitato dalle risorse disponibili.
Avere un mondo di uscita che è limitato alle risorse disponibili vuol dire che se tu solo mettessi delle risorse in più avresti volumi maggiori, che per un'azienda è l'ideale, vuol dire che tutto sta filando liscio, ho domanda, ho richiesta di prodotti, di servizi, ho mercato, ma non sto producendo abbastanza perché non ho messo abbastanza risorse in campo. Se producessi, la richiesta ce l'ho e l'output riuscirei a piazzare. Quindi, spesso produttività viene vista al contrario, no? Cerchiamo di ridurre le risorse senza diminuire i volumi. Sempre un bilanciamento tra questi due elementi. Poi c'è l'altro aspetto invece dell'utilizzo delle risorse che va a misurare rispetto alle risorse che sono destinate al processo, quanto di queste risorse sono effettivamente usate nell'esecuzione del processo stesso. Cioè, ho tre macchinari che mi sono costati un tot. Questi macchinari sono usati il 100% del tempo, il 50% del tempo, una volta al mese per 5 minuti. Idem sulle risorse umane. Ci sono tre persone, ma poi queste persone stanno lavorando sul processo o no? Il loro tempo è speso sul processo o no? Il fatto che non sia speso sul processo vuol dire che o sono lì a far niente o magari fanno cose diverse, non importa. Cioè, dal punto di vista del processo mi chiedo, rispetto a quella testa, quella persona fisica, quanto del suo tempo totale, 100% del tempo, viene usato in questo singolo processo. Allora, tendenzialmente l'utilizzo delle risorse dovrebbe essere sempre al massimo o perlomeno al massimo compatibile con i processi tra i quali quelle risorse sono condivise. Io magari una risorsa che viene, una macchina che viene usata solamente il 50% del tempo, solo il mattino, ma perché al pomeriggio viene usata da altri tipi di lavorazioni. Va bene, vuol dire che nel complesso quella macchina è usata al 100%. Io però in un KPI ho una visione solamente di processo, non so che cosa succede in processi diversi dal mio. Quindi ragiono solamente sulla singola fetta. Allora, vedete che questo tipo di KPI, essendo tutti dei confronti, dei rapporti, sono tutte misure di tipo indiretto, cioè vado a confrontare due misure diverse, prese in punti diversi, in luoghi diversi, in modi diversi, e dal loro confronto riesco a capire qualche cosa sul funzionamento del processo. Cioè, un valore assoluto, come sono ad esempio gli indicatori generali, non parla, non dà informazioni, un valore assoluto. Sono sempre i valori di confronto. Che sono quelli che mi permettono di comprendere meglio, no? Che cosa succede in questo caso all'interno del processo. Quindi quanto il processo sta usando bene, usando in modo efficiente, sto cercando di non usare la stessa parola, ma purtroppo il significato è talmente specifico, è talmente preciso, è chiaro che si usa sempre efficiente, in modo efficiente le risorse disponibili. Ok. Sempre facendo qualche esempio, noi abbiamo visto che qui abbiamo dei termini generici volumi e risorse. Se proviamo a declinare i volumi in volumi di ingresso, volumi di uscita, risorse umane e non umane, abbiamo vari incroci possibili. Ad esempio, nel costo unitario è costo fratto volume. Allora, costo per volume di ingresso, per unità di ingresso, costo per unità di uscita sono due metriche possibili. La produttività invece va a misurare le risorse, quindi output rispetto alle risorse umane, cioè il numero di impiegati, oppure l'utilizzazione degli impiegati, cioè il tempo usato dagli impiegati rispetto agli impiegati disponibili. Risorse non umane, il volume prodotto rispetto alle risorse, cioè il numero di macchine che ho a disposizione. L'altro aspetto è l'utilizzazione di queste macchine, cioè per quanto tempo queste macchine sono usate rispetto alla capacità produttiva totale, quindi al tempo per il quale esse sono disponibili. E poi in alcuni, questi sono i concetti generali, in alcuni campi specifici questi indicatori hanno anche dei nomi, no? Ad esempio il fattore di carico di un magazzino, lo chiamiamo fattore di carico, rappresenta l'utilizzazione dello spazio, della risorsa spazio all'interno del magazzino, cioè quanti diciamo così,
volumi, quanti scaffali, quanti posti sono occupati rispetto al numero totale di posti disponibili. Quindi a volte riconosciamo anche in misure che già si conoscono in ambiti diversi il fatto che sono una tipologia, un tipo specifico di KPI, in questo caso di efficienza. Eventualmente ci troviamo dopo. Seconda categoria, KPI di qualità. La qualità, ricordiamo, vanno a vedere il prodotto finito. Non mi chiedo quanto mi è costato farlo, non mi chiedo quanto tempo ci ho messo, non mi chiedo se qualcuno me l'ha richiesto o no, semplicemente vado a vedere l'uscita. Allora, qui ho tre sottocategorie: conformità, affidabilità e soddisfazione del cliente o dell'utente, se vogliamo essere un pochino più in generale. Quindi io ho questo oggetto. Come lo valuto? Beh, posso valutarlo al tempo zero, cioè nel momento stesso in cui viene prodotto, e qui parliamo di conformità. Prendo quell'output prodotto, se ci immaginiamo un oggetto fisico è facile, ma può anche essere un servizio, nel momento in cui viene erogato, allora mi chiedo se ha le caratteristiche corrette per quel tipo di prodotto. Quindi se è un oggetto che deve avere certe misure fisiche, queste misure sono nella tolleranza giusta. Se è un oggetto che deve avere una certa resistenza, che so, faccio calcestruzzo, deve avere certe proprietà fisiche, che poi, facendo dei test posso verificare, no? Se ha la resistenza, non fatemi parlare di cose che non so, scegliere un esempio difficile, se ha le proprietà che rendono quell'oggetto, quel prodotto accettabile secondo una serie di criteri, appunto che parliamo di conformità. Rispetto quindi alla descrizione del prodotto, cioè io ho un prodotto che deve avere certe caratteristiche, le ha queste caratteristiche. Ho un motore che mi deve consumare meno di 2 kW, mi deve produrre una coppia torcente in uscita di tot centinaia di newton metro e deve scaldare, deve avere una temperatura di operativa minore di 60 gradi, eccetera, eccetera, una serie di dati di targa per qualunque oggetto che produco, di caratteristiche tecniche, diciamo. Queste sono caratteristiche, ovviamente dobbiamo limitarci a quelle misurabili, le posso misurare su quel prodotto. Allora, che quel prodotto l'abbia prodotto io col mio processo, o che l'abbia trovato per strada, sia caduto dal cielo, queste misure di conformità le posso fare comunque. Se tu sei una moneta da 2 euro, ti chiami moneta da 2 euro, devi avere certe caratteristiche, peso, dimensione, spessore, il disegno che c'è sopra, eccetera, eccetera. Altrimenti non sei una moneta da 2 euro, non ti posso chiamare così. Quindi, queste sono misure che posso fare sull'output del prodotto andando a confrontare con le caratteristiche che ho dichiarato per quella tipologia di prodotti. Che cosa può succedere? Può succedere, se torniamo con attenzione al mio processo, che durante il processo ci siano state delle imperfezioni, degli errori, che fa hanno fatto sì che una certa percentuale di prodotti non sia conforme rispetto a certi tipi di caratteristiche. E allora in questo caso un KPI possibile potrebbe essere quello del calcolo degli elementi non conformi, e di nuovo il numero assoluto normalmente di poco interesse conviene sempre confrontarlo col volume di uscita. Cioè, sono stati prodotti 100 elementi, di questi 3 non erano conformi. Possiamo anche andare a dividere per la ragione della non conformità. E questa misura di conformità può essere fatta in momenti diversi. Può essere fatta all'atto della produzione o può essere fatta, magari lo scopro dopo. Magari è il cliente che me lo dice: guarda che quello che ho venduto, è tipico nel business to business, io vendo prodotti al mio cliente, lui fa un controllo su ciò che gli ho venduto e si accorge che non va bene. Vuol dire che non è
corretto rispetto, non è conforme rispetto alle sue caratteristiche dichiarate. E queste sono tutte le analisi che possiamo fare su un oggetto al tempo zero, nel momento in cui è presente in output al processo. Ma poi quel output non cessa di esistere. Se io ti ho venduto un oggetto, ti ho attivato una linea DSL, beh, in quel giorno io vado a fare le verifiche, le misure, che la velocità, la connessione, eccetera, sia secondo il contratto. Ma poi, il giorno dopo, il mese dopo, quanto è affidabile, e questa è la seconda categoria, quell'output? L'affidabilità va a misurare non tanto la conformità al tempo zero, ma la conformità nel tempo. Quindi io parto da un progetto, da un oggetto, da un output, che al tempo zero è conforme. E poi mi chiedo, queste proprietà che lui ha oggi, quando è nuovo, le mantiene nel tempo? Questa conformità si mantiene nel tempo oppure no? Per quanto si... Allora, la risposta è sempre no, nel senso che nulla è eterno. Allora andiamo a chiederci, per quanto tempo l'output è in grado di mantenere le caratteristiche conformi. Posso avere dei guasti, posso avere dell'usura, inverno fa freddo, cambiamo le gomme, tutti ci chiediamo, sono consumati, devo cambiarli, sono ancora conformi rispetto al lavoro che devono fare, rispetto alla tenuta strutturale che devono avere. Allora, qualunque prodotto, qualunque output può avere un calo delle proprie misure, delle proprie qualità nel tempo. Allora, quello che ci chiediamo, un modo per misurare normalmente l'affidabilità, è di ragionare in termini di tempo. Allora, immaginiamo che ci sia una mano misteriosa che va continuamente a fare misure di conformità su questo prodotto, poi non sarà sempre praticabile, ma perlomeno nella definizione del termine possiamo immaginarlo così, e a un certo punto ci sarà un istante di tempo in cui il prodotto non è più conforme. Abbiamo una failure, un fallimento del prodotto. Cioè, in quel momento quel prodotto non è adatto ad essere usato, non sta erogando le qualità che doveva. La mia linea DSL non si collega, oppure è molto più lenta, oppure il pneumatico slitta, oppure l'oggetto si è rotto. No, il mio cuscinetto si è rotto e da sostituire. Posso avere una failure di vario tipo. Quello che vado a misurare è il tempo prima che questa failure si verifica. Ovviamente il tempo prima che l'oggetto si rompa è specifico di quell'oggetto. Per poter avere un'indicazione sul processo, io devo andare a osservare una famiglia, una popolazione di oggetti, di output, e vedere come si comportano in generale, cioè non si rompono esattamente tutti all'orologeria dopo 2 giorni, 3 ore, 4 minuti, 2 secondi. E quindi quello che viene definito spesso un indicatore che è chiamato il tempo medio to failure, il tempo medio prima del fallimento, del primo fallimento tendenzialmente. Quindi quando compro quell'oggetto, in qualche modo, quando mi aspetto che debba smettere di funzionare? Poi a quel punto può darsi che il tipo di failure o il tipo di oggetto che produco non sia riparabile, e allora finisce lì, oppure può darsi che sia riparabile. Allora diciamo che nel momento in cui arriva la failure, io al mio cliente cessa la disponibilità del prodotto, non può più usarlo, è rotto, non funziona, non è più conforme. Allora, nel caso in cui non sia un prodotto di tipo riparabile, finisce lì, a quel punto si procurerà un prodotto diverso, un alternativo, un sostituto. Nel caso in cui sia riparabile, per quanto dura, e quindi in qualche modo io riesco a rimettere il mio cliente in condizione di usare il servizio, soprattutto sui servizi, non sul prodotto, ma anche sui prodotti. È facile pensare sul servizio, mi va giù la linea DSL, poi la riparo, certo, e dopo ritorna di nuovo conforme, quando è stata riparata. Allora, quanto tempo... Il tempo di riparazione
è un tempo per cui il mio cliente non può godere del servizio che sta pagando. Allora, un'altra caratteristica del prodotto, questo qua è un servizio, esempio di un servizio, è il tempo necessario alla riparazione, cioè al ripristino della funzionalità. No, qui se noi ci immaginiamo sempre questa mano invisibile che va a fare misure di conformità, a un certo punto mi dice sì, a un certo punto mi dirà no, 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 e poi ricomincerà a dire sì. Non per magia, ma perché qualcuno ha riparato il guasto. E allora quest'altro tempo di riparazione è un altro elemento importante. Ovviamente noi potremmo dire che l'MTTF deve essere infinito e l'MTTR, il medium time to repair, deve essere zero, ma nel mondo reale questo non può accadere. Poi cosa succede? Che dopo che l'ho riparato quel servizio, ricomincia da capo, nel senso che ricomincia di nuovo a essere conforme al prodotto e prima o poi di nuovo cesserà, capiterà di nuovo qualche cos'altro e quindi ci sarà un failure successivo. Allora, nel caso di o servizi di erogazione continua oppure prodotti facilmente riparabili, a volte si riassumono le due operazioni in un unico indicatore, medium time between failures, che misura il tempo, in qualche modo la frequenza con la quale mi devo aspettare che si rompa. Ovviamente questo indicatore ha senso solamente o in servizi oppure in prodotti riparabili. Se compro un hard disk, per dire, l'MTBF non ha senso, perché una volta che l'hard disk si rompe, lo butti via, fine, lo riparo. E quindi ha senso solamente il time to failure, cioè qua, a volte viene misurato, non so, compate una lampadina, vi dicono la lampadina, dati di targa, in media 1000 ore di utilizzo, o 10.000 accensioni. L'hard disk sono 10.000 ore di utilizzo, cose di questo genere, vi danno dei dati che stimano la media del tempo operativo del prodotto, per cui tu ti puoi attendere che il prodotto funzioni. Poi se è una lampadina, se è un hard disk, nel momento in cui si rompe, finito, lo cambi. Devi avere un sostituto, altrimenti perdi il servizio. Se invece è qualche cos'altro, magari può essere riparato. Allora, questi aspetti di affidabilità sono misure tutte fatte sull'output, sul prodotto. In qualche modo quel prodotto l'ha prodotto un processo, quindi in qualche modo rispettano anche la qualità del processo che c'è stato a monte. Ma misure sul processo non vengono fatte, vengono fatte solamente sul prodotto. La difficoltà di queste misure di affidabilità qual è? È che il prodotto normalmente si guasta, va in failure, quando è già al di fuori del processo. E quindi non è più in mano mia. Come faccio a sapere quando si rompe? Se io vendo lampadine, come faccio a misurare la medium time to failure delle lampadine che vendo? Le ho vendute, non so se il mio cliente non la usa mai perché l'ha messa in cantina in un luogo remoto, poco utilizzato, o la usa molto e si brucia dopo un mese, dopo due, dopo 3 anni. Come faccio a saperlo? Cioè, posso in due modi, o facendo dei test simulati in casa mia di laboratorio. E quindi misurare queste proprietà su un campione, un sottocampione della produzione, oppure fare indagini di mercato, sondaggi e altri meccanismi, oppure andare a analizzare sulla base delle vendite, no? Se una stessa persona dopo un po' mi ricompra un'altra lampadina, vuol dire che probabilmente quella vecchia si è bruciata, chi lo sa, posso approssimarle queste misure. Cioè sono misure difficili da fare perché sono da fare sul campo nel post vendita. Perché, che ne so, i concessionari d'auto ci tengono tanto che voi portiate a riparare l'auto nei concessionari autorizzati. Perché i concessionari autorizzati riportano l'informazione alla casa madre, la quale a questo punto ha le informazioni, i ritorni dal campo per capire quali sono i tassi di difettosità delle sue componenti. Se vai da un altro meccanico che non è collegato con la casa madre, vabbè, te lo riparo lo stesso, la riparazione è altrettanto buona, ma la casa madre non sa che quello sia rotto. Quindi sono tutti meccanismi di, diciamo, tra virgolette, fidelizzazione, ma per dare un po' di continuità, no, al tipo di prodotto. Sui servizi è più facile misurare l'affidabilità, perché quando io ero un servizio sono io che sto continuando a tenerlo in piedi. Ecco, poi c'è l'ultimo tipo di KPI di qualità, che è la soddisfazione dell'utente, che in realtà è separato dagli altri, molto separato. Purtroppo è quasi sempre il primo che viene in mente. Ma dico purtroppo perché è più inaffidabile di tutti.
Come faccio a misurare la soddisfazione dell'utente? Poi sempre attraverso dei questionari, interviste, indagini di questo genere, che mi danno un'informazione, per carità, la posso esprimere in forma numerica, ma è estremamente imprecisa, perché è molto soggettiva, è uno degli elementi che ci eravamo dati per cercare di valutare in modo quantitativo i processi, è oggettivo. Questa indagine sugli utenti è per definizione soggettivo, cioè cosa pensi tu? È slegato dagli altri, perché tu puoi avere una cosa che dice: ma sì, ma si rompe subito, non è affidabile, ma mi è costato 1,5 euro, chi se frega. Per cui sono soddisfatto lo stesso, anche se si è rotto dopo una settimana magari. Poteva andare meglio, ma non mi posso lamentare per quello che l'ho pagato, no? Ragionamenti di questo genere si fanno. Quindi non c'è collegamento tra la qualità intesa come conformità o affidabilità e la soddisfazione, non c'è collegamento diretto. Okay? Quindi anche negli esercizi che facciamo, la soddisfazione del cliente lasciamo sempre come ultima possibilità. Se proprio non ci viene in mente nient'altro di più furbo, quello c'è sempre ovviamente come indicatore. Però oltre al tempo che ci vuole per fare un'indagine, il costo che implica fare un'indagine con i clienti per avere questa informazione, e mi dà un'informazione che tutto sommato è molto poco affidabile, molto poco precisa, molto poco puntuale, cioè quanto è sapere che si è rotto quel componente, quanto è sapere che gli utenti in generale non sono contenti. E poi dopo, una volta che so che non sono contenti, cosa devo fare? Riverniciarlo di un colore più bello? Abbassare il prezzo? Quindi è la soluzione, se non il KPI più banale, c'è sempre, valido, ma è quello che mi dà meno informazioni, quindi se riusciamo a essere più specifici, è meglio. Nei criteri smart questo essenzialmente è abbastanza basso. Vabbè, qui in realtà le definizioni di questi KPI di qualità sono già abbastanza precise, perché vedete che in questa tabella in pratica non ci sono grosse variazioni in funzione della tipologia di momento in cui viene misurato o di che cosa viene misurato. La terza categoria di KPI, ricordate la freccia che va dall'ingresso all'uscita, sono i KPI di servizio. Cioè, confrontiamo l'output del processo con le richieste in input che quel processo ha ricevuto. Questi sono più interessanti, sono più vari, anche perché questo confronto si può fare in tanti modi diversi. Allora, nei KPI di servizio non ci interessano i costi, non ci interessano le risorse impiegate. Andiamo semplicemente a dire: ok, io ti ho messo dentro una richiesta. Andiamo a vedere cosa esce a fronte di quella richiesta. Allora, innanzitutto posso chiedermi quando esce, cioè il tempo che ci mette il processo ad elaborare quella richiesta. Quindi normalmente possiamo separare questa richiesta in due sottotempi, questo tempo in due sottotempi. Quello che chiamiamo il lead time è il tempo d'attesa. Io faccio un ordine, che ne so, sul tuo negozio online questa notte all'una di notte. Tu però quell'ordine lo vedi la mattina quando apri, a meno che tu non abbia uno store in cui ci sono impiegati 24 su 24. Per cui c'è un periodo di tempo in cui, dal mio punto di vista, la richiesta è stata fatta, ma dal tuo punto di vista non è ancora stata presa in carico. Quindi in qualche modo ho una discrepanza tra il tempo misurato dal punto di vista dell'utente, del cliente, e il tempo misurato dal punto di vista del sistema, del fornitore. Il fornitore va a misurare, beh, quanto sono bravo io da quando prendo in carico la richiesta a quando l'ho eseguita, quando l'ho lavorata, quando ho prodotto l'uscita. Che poi questa richiesta sia rimasta in coda, perché era notte, perché c'era della burocrazia in mezzo, perché il servizio clienti non me l'ha passata in tempo, eccetera,
non è colpa mia, no? In termini di processo, non mi è ancora arrivata, era rimasta lì nella coda di input, però il cliente ovviamente conta, no? Questo è il paradosso del pendolare, no? Nel senso che tu stai fuori da casa 10 ore, 12 ore e in realtà ne lavori 8, a seconda del punto di vista in cui ti metti, il tempo ha dimensioni completamente diverse, no? È la stessa cosa qua. Quindi dobbiamo andare sempre a identificare quale tempo stiamo misurando. C'è un lead time, c'è il tempo di attesa tra richiesta, il momento in cui viene fatta la richiesta e il momento in cui viene presa in carico la richiesta, e poi c'è il tempo di risposta propriamente detto, che è da quando viene presa in carico la richiesta a quando viene prodotto l'output. Quindi questo è un indicatore di servizio. L'indicatore di servizio misura il tempo necessario, il tempo di attesa o il tempo di servizio necessario per rispondere a una singola richiesta. Ovviamente non è indifferente questo tempo rispetto ai volumi, non è indifferente rispetto alle risorse, quindi più persone ho, i tempi tenderanno a scendere, non è indifferente rispetto ai volumi di ingresso. Se pensate, che so, l'esempio classico che si fa in questo periodo è quello dei corrieri. Sotto Natale, nel periodo di Natale, i corrieri hanno il doppio delle consegne da fare rispetto al resto dell'anno. E quindi molti dei tempi di consegna garantiti saltano. Esatto, garantiamo sicuramente in 48 ore, poi non arriva in 48 ore. Vabbè, quasi mai su una farola ci salva vita, eccetera, ma su quelli magari speriamo che non ci siano problemi. Però il tempo, nel caso in cui il volume di ingresso sia troppo elevato, il tempo di servizio ovviamente ne soffre. Quindi bisogna andare a distinguere bene se stiamo misurando il tempo di servizio a volumi di ingresso nominali oppure a volumi di ingresso di picco. Ovviamente quello che interessa di più è quello di picco. Poi in realtà è normale che ci siano dei tempi di lavorazione o dei tempi di attesa. Ma in termini di servizio, quindi in termini di servizio io te lo dichiaro, guarda che io ti consegno in 5 giorni, guarda che se tu mi fai la richiesta per l'attivazione di una nuova linea telefonica, per questa richiesta ci vogliono 20 giorni. Te lo scrivo, te lo dico prima, lo sai. Non è un problema, nessuno pretende che il tempo di servizio sia zero in tutti i servizi. Il problema è che cosa succede quando il tempo di servizio effettivo è diverso da quello dichiarato. Cioè noi abbiamo dei tempi di attesa o dei tempi di servizio nominali. E andiamo a confrontare il tempo di servizio effettivo con quello nominale, perché è questo su cui, no, possiamo avere un disservizio per gli utenti. E uno può dire, va bene, nominalmente dovrei farlo in 20 giorni, l'ho fatto in 22, l'ho fatto in 21. E quindi sono quell'ordine lì era in ritardo di un giorno o due. Ok, quel dato lì non serve a niente, sapere che quell'ordine è in ritardo di 2 giorni. A me interessa sapere complessivamente in media oppure la distribuzione statistica dei ritardi qual è e soprattutto se questa distribuzione statistica, se questa media sta migliorando o se sta peggiorando o se è molto variabile. Se ho molti ordini per cui il tempo di risposta è di 8 giorni anziché 20 e ce ne sono altri che si trascinano per 50-60 giorni, allora ho una variabilità molto ampia. Ma queste sono le misure che devo fare. Devo avere un obiettivo nominale ragionevole e andare a misurare ogni variazione e la distribuzione statistica nei valori e nel tempo e l'evoluzione degli scostamenti rispetto ai dati nominali. Questo è ciò che voglio tenere sotto controllo. Non è pensabile che il tempo di servizio sia esattamente sempre il tempo nominale. Oscillerà intorno a quel tempo nominale, ma io voglio capire come oscilla, quanto ampia è l'oscillazione, quindi quanto, quello che viene chiamato qua, non è scritto, pensavo di averlo letto, il jitter, cioè quindi lo scostamento, la variazione dello scostamento, e soprattutto l'evoluzione. Questa oscillazione ha una media che tende a crescere, una media che tende a diminuire o che tende a sestarsi sul valore nominale. E soprattutto qual è la percentuale di ordini o di lavorazioni che sono state ritardate oltre
al valore nominale. Allora, se la distribuzione dei ritardi ha la moda 0, allora è esattamente 50%. Io posso anche calcolare il numero di ordini ritardati che abbiano subito un ritardo significativo. Per dirne una, se andate a prendere i termini di servizio di Trenitalia, delle ferrovie, calcolano come percentuale di ritardi il numero di treni che hanno subito un ritardo superiore a 5 minuti. Quindi non che sono in ritardo rispetto all'orario, ma che l'orario sia, cioè che il ritardo fino a 5 minuti viene tollerato, viene, diciamo così, considerato come parte della normale variabilità e solamente ai 5 minuti in più viene calcolato, viene chiamato ritardo, viene definito come ritardo. Se prendete il contratto Telecom che avete fatto a casa vostra, vi diranno che i tempi di lavorazione nel 95% dei casi sono di 3 giorni. Detto in un modo diverso, vuol dire che il numero di volte in cui hai un ritardo superiore a 3 giorni è minore del 5%. Quindi si vanno sempre a valutare i valori nominali e gli scostamenti accettabili rispetto ai valori nominali e quindi per differenza andiamo a contare quanti scostamenti non sono accettabili. E questo per quanto riguarda il tempo. Poi c'è la relazione col cliente. Allora, questo si chiama in modo un po' strano, ordini perfetti, ma che significa semplicemente che tu hai consegnato al cliente esattamente ciò che lui ti aveva ordinato e nei tempi, ovviamente, che erano stabiliti. Ma soprattutto esattamente ciò che hai ordinato. Quindi se tu hai chiesto di fare un tirocinio a San Paolo, lui non ti ha mandato a UniCredit. Il processo alla fine non ti ha assegnato una cosa diversa. Se tu hai ordinato una panda gialla, lui non te l'ha venduta rossa. Parlare di... Allora, la panda rossa è altrettanto conforme che alla panda gialla. Non è un problema di conformità, perché se io vado a vedere quella macchina, quell'output lì, senza sapere nulla di cosa stava a monte, lo guardo, lo osservo, misuro la pressione delle gomme, l'olio, eccetera, è perfetta. Ma è rossa, io la volevo gialla. Chiaramente è un esempio per estremizzare. Però ogni volta in cui vado a vedere le caratteristiche del prodotto finale, che di per sé sarebbero conformi, ma sono diverse rispetto alla richiesta. Allora, non posso parlare di non conformità dell'output, posso parlare di errore di servizio. Cioè il servizio, la trasformazione dell'input, della mia richiesta nell'output, da qualche parte ha sbagliato, producendo qualcosa di altrettanto buono, ma non adeguato alle richieste. Allora, qua possiamo andare a calcolare il numero di ordini, cioè definiamo che cos'è per noi un perfect order, e quindi possiamo andare a calcolare i volumi di ordini, percentuali di ordini che non sono eseguiti in modo perfetto, nelle qualità e nei tempi. Nei tempi, diciamo così, buona parte di queste misure già ci sono. Nelle caratteristiche, e poi c'è l'altro elemento, che anche qua è un elemento di processo, che non sempre si applica, dipende dal tipo di processo, dal tipo di prodotto, che misura la flessibilità, nei confronti del cliente. Cioè, se il cliente, dopo che ha fatto l'ordine, cambia idea, deve cambiare l'indirizzo, ha cambiato la ragione sociale, anziché uno ne voglio due. No, lascia perdere, non lo voglio più. Ma sì, però magari rossa era anche bella la panda, cambiamo colore, eccetera, eccetera. Cioè, il nostro processo è rigido, per cui una volta definito un termine, una volta definita una richiesta, non si può più modificare, oppure il processo può andare incontro alla flessibilità del cliente. Quindi, flessibilità nella gestione dell'ordine, nella modifica dell'ordine, flessibilità nella definizione delle caratteristiche, delle specifiche.
quelle specifiche io posso solamente scegliere certe tipologie oppure posso dare delle specifiche personalizzate all'interno ovviamente di certi range supportati. Allora, questa è un'altra misura in cui ovviamente fornire flessibilità al cliente costa. Perché arrangiati, ormai è ordinato così, fine, costa molto meno che non dire andare a fermo un attimo dove siamo arrivati, possiamo farlo, possiamo modificarlo oppure no. Quindi è sicuramente un costo in più. Magari è un costo che decido di mettere in campo, decido strategicamente che sia un elemento per me importante. Però devo andare a quantificare quanto sono rompiscatole i miei clienti, se vogliamo. Qual è il numero di ordini che subiscono qualche tipo di modifica rispetto al numero totale di ordini? Quante volte succede? Allora, se io ho un processo molto standardizzato, ma poi mi accorgo che nel 30% delle volte ho qualche modifica, beh, magari è meglio se mi oriento su un processo un pochino più flessibile, se comunque il mio mercato richiede questo tasso di modifica così elevato. Oppure posso anche andare a vedere il valore di questi ordini modificati. Cioè, quanto mi costa questa flessibilità? Guardatemi, quanto mi costa lo posso misurare in termini di risorse? Quanto mi conviene? Cioè, se io non offrissi flessibilità, qual è il valore economico, ad esempio, che perderei? Gli ordini che avrei perso? Perché per qualcuno me lo annulla oppure mi rende la merce quando è arrivata perché non ha potuto cambiarla. No? Ormai ho comprato online, tante volte vi dicono, beh, fino a quell'ora lo puoi ancora cancellare l'ordine, poi una volta che è stato lavorato non puoi più annullarlo, ma quando ti arrivi a casa puoi sempre esercitare il diritto di recesso e quindi spedirlo al mittente. Allora io ho fatto tutto il lavoro e alla fine devo rifondere il cliente e quindi ho perso un valore. Allora qual è il valore che sto perdendo? Perché poi quel valore lì poi diventa il budget da confrontare rispetto agli investimenti che dovrei o potrei fare per garantire una flessibilità maggiore. Ovviamente devo trovare il giusto bilanciamento. Ma prima di trovare il bilanciamento devo essere in grado di misurare questo elemento. Quindi questi sono altri indicatori, di nuovo, che di servizio, prescindono dalla qualità del prodotto finale, dove misuriamo parte, prescindono dai volumi, ma vanno a vedere semplicemente questa correlazione, no? Ingresso-uscita di cui abbiamo parlato. Ecco, sempre parlando di KPI, abbiamo questo framework generale che però cambia, o meglio, l'importanza relativa dei vari indicatori che stiamo definendo cambia in funzione delle figure a cui sono rivolte. Allora, noi abbiamo parlato più volte di stakeholder, dicendo che un determinato processo sì, ha degli attori coinvolti, ma poi una serie di stakeholder che in qualche modo lo vedono da punti di vista diversi e possono avere interessi diversi. Allora, questo significa che concetti di base, come ad esempio anche solo il costo, visto da persone diverse, assumono un significato diverso. Il costo può essere il costo del prodotto finito visto dal cliente, il costo può essere il costo aziendale, il costo delle materie prime, il costo del lavoro visto da chi lo produce. Visto invece dall'operatore, il costo è la difficoltà, la fatica, l'impegno. Sono interpretazioni molto diverse che dipendono dal punto di vista, ma questo è lecito, per carità, ci mancherebbe. Questo però vuol dire, ci fa capire che un processo non ha dei KPI neutri che descrivono il processo in modo asettico, ma a seconda dell'osservatore, dello stakeholder, del punto di vista a cui sono interessato, definirò dei KPI diversi. Quindi, per dare una definizione completa, uno in teoria dovrebbe prendere quel processo e chiedersi, va bene, questo processo, chi sono gli stakeholder? Quali sono? Li elenca e per ciascuno di questi stakeholder cerca di definire dei KPI che siano degli indicatori chiave del processo dal punto di vista di quello stakeholder. E quindi dal punto di vista di quello stakeholder mi vado a chiedere
dal suo punto di vista, quali sono gli indicatori di qualità, quali sono gli indicatori di efficienza, quali sono gli indicatori di servizio. Alcuni coincideranno tra i vari stakeholder, ma altri, molti altri, soprattutto sull'efficienza, dove ci sono le risorse dentro, quindi il punto di vista sulle risorse è sempre molto diverso, differiranno a seconda dei singoli stakeholder. Quindi per la visione completa dovrei avere una, affettare il processo secondo i singoli stakeholder e definire KPI indicativamente, separatamente. Qui c'è un esempio di questo esercizio in cui per un determinato processo si sono ipotizzati tre stakeholder diversi, cioè l'operatore che esegue il processo, il manager che lo deve supervisionare e il cliente che ne beneficia, che beneficia degli output, e si sono provati a dare delle definizioni di costo, qualità e servizio, che sono termini che abbiamo, diciamo così, citato, no? Nel parlare dei singoli KPI, dal punto di vista dei vari stakeholder. Quindi per l'operatore il costo soprattutto è un costo in termini di tempo. Il tempo totale, il tempo perso, il tempo impiegato, il tempo occupato, il tempo per cui devo ricercare delle informazioni. E la qualità è la qualità, la conformità dei singoli passaggi intermedi, delle singole azioni, dei singoli sottopassaggi di cui si deve occupare l'operatore, no? Oppure la customer satisfaction dal punto di vista dell'operatore è la satisfaction sua, del singolo operatore. Mentre invece dal punto di vista del manager il concetto di costo è più relativo al costo delle risorse impiegate, no? Costo unitario, quindi questo mi costa meno di quell'altro, la materia prima, il costo delle risorse, la produttività delle risorse, il grado di utilizzo o saturazione delle risorse, eccetera, eccetera. La saturazione del tempo. Il tempo è un'altra risorsa terribile, perché a differenza delle risorse umane, delle risorse materiali, il tempo non si può comprare, no? Non si può aumentare. Quindi, fate attenzione che le 24 ore in qualche modo sono un limite superiore fisico, e capire se stiamo superando questo limite significa che non riusciremo mai a mantenere nessuna scadenza. E dal punto di vista del cliente, il prezzo non è il costo di produzione, ma è il prezzo di vendita. Quindi, come flash, prima di pensare ai KPI, dobbiamo sempre chiederci chi è lo stakeholder, no? Se uno vi chiede a bruciapelo, ma qua in questo processo, quali sono i KPI di servizio? Voi dite la domanda non è completa. KPI di servizio o i KPI dal punto di vista di chi? Relativi a quale stakeholder? Perché altrimenti non è mal posta la domanda. Possono essere indicatori di processo, ma per essere key, per essere quelli importanti, no? Come abbiamo definito smart, cioè rilevanti e specifici, devo sapere per chi, perché le nozioni di rilevanza e specificità ovviamente dipendono dal singolo stakeholder. Quindi voi troverete nelle domande d'esame che ci sarà sempre scritto dal punto di vista dell'operatore, dal punto di vista del cliente, dal punto di vista dell'azienda, eccetera, eccetera. No? Così vi guida nel pensare, immaginarvi il KPI dal punto di vista dello stakeholder più giusto. Ecco, un altro aspetto nel definire i KPI, che è più relativo al metodo di calcolo, è di cercare di non definire mai dei valori assoluti che da soli non dicono nulla. No? Come sempre, un numero da solo non dice nulla se non è confrontato con dei valori di riferimento. Quindi anche nella definizione dei nostri KPI dovremmo sempre cercare di avere dei valori di riferimento. Ah, io ho quel KPI di produttività che vale 80. Beh. Allora, dico 80 non dice niente, ma dico 80 quando il mio obiettivo è 82. Allora magari sono contento, perché esprimo un indicatore in riferimento a un obiettivo, l'obiettivo che mi ero dato. Per quest'anno l'obiettivo era tot, a quanto sono arrivato? Allora non è più solo un numero, ma a quel numero do un'interpretazione, sono lontano o vicino dall'obiettivo.
senza interpretazione serve a nulla. Un sistema che calcoli degli indicatori, tira fuori dei numeri e poi quei numeri non vogliono dire nulla. Oppure posso avere un riferimento rispetto a un benchmark, cioè il mio tasso di difettosità è del 2% rispetto ai miei concorrenti, quanto sono messi? Come sono messi? Vado meglio o vado peggio? Qual è il valore comune di mercato per questa tipologia di prodotto, per questa tipologia di servizio di questo indicatore? Quindi costruisco un benchmark, cioè prendo a campione altri prodotti simili, miei o di altri, e vado a vedere come mi pongo rispetto a quel confronto. Quindi poi se un obiettivo che ho fissato io o semplicemente un confronto rispetto al mondo, al contesto in cui mi collo. Oppure riferimento rispetto al passato, no, al futuro no, non si può. Lo confronto questo indicatore rispetto all'analogo indicatore misurato l'anno scorso, misurato il mese scorso, misurato nel triennio precedente, eccetera, eccetera. Quindi ho sempre un confronto tra il valore che ho appena calcolato e un valore che avevo calcolato in passato. Quindi ho le serie temporali dei valori degli indicatori che mi danno poi, mi permettono poi di definire una tendenza, un miglioramento, un peggioramento, e capire se poi dietro a quelle fluttuazioni che ci possono essere sempre normalmente c'è una tendenza effettivamente al miglioramento o peggioramento, oppure sono fluttuazioni normali, statisticamente accettabili, eccetera. Quindi ricordiamoci sempre che dobbiamo, nel momento in cui dichiariamo un indicatore, dare indicazione a chi legge quell'indicatore di come lo deve interpretare, ossia con cosa lo deve confrontare. Qual è, se vogliamo, il criterio per cui lui debba essere contento oppure meno contento del valore di quell'indicatore. Ok, qua ci fermiamo. I prossimi passaggi quali saranno? Vabbè, domani c'è il laboratorio. Poi quando riprendiamo ci mancano ancora due elementi su questo argomento. Il primo elemento, vabbè, è quello di riprendere il discorso sulle scale di misura e finirlo. A mezz'oretta su quello dobbiamo ancora lavorare. Ma poi dobbiamo darci, vedremo insieme uno schema preciso, una tabella, con cui fornire le informazioni sui KPI, perché qui abbiamo detto ci sono vari aspetti, la tipologia, i volumi, l'interpretazione, la scala, eccetera. Allora ci diamo una griglia che ci semplifichi il lavoro in modo da poter essere sicuri che quando definiamo un KPI abbiamo dato tutte le informazioni necessarie. Quindi l'altra cosa che dobbiamo fare insieme è vedere questa griglia, fare qualche esempio di riempimento di questa griglia. Fatte queste due attività, che ovviamente dobbiamo rimandare dopo le feste, abbiamo finito il programma del corso e da quel momento in avanti dedichiamo il tempo che ci rimane in gennaio a fare esercizi di esame. Domani però siete tutti ancora felici di andare a laboratorio e poi sarete ancora più felici delle vacanze. Auguri, ci vediamo a gennaio.